molto ecologico, utilizzando le palle di mare. Queste sono formazioni fibrose di alghe, come la lattuga di mare, ad esempio. Per questo lavoro occorrerà colla, spiedini, un po' di paglia, perline, bottoni oppure occhietti. Data la forma di queste due palle di mare, io direi questa di utilizzarla come base e questa come corpo. Che cosa devo fare? Ma te lo dico io, un pupazzo! Preparo un pupazzo. Lo spiedino ci servirà per infilzare e bloccare, la colla per fissare, la paglietta diciamo come capelli e poi gli occhietti oppure i bottoni. Vediamo un po' come costruirlo. Lavoretto molto facile, 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 facilissimo. Non è facile bucare queste formazioni fibrose. Però ci proviamo. Quest'altezza qui taglio lo spiedino. E vediamo. Sì. Un po' di colla. Fissiamo i capelli. Poi possiamo scegliere se utilizzare dei bottoni per gli occhi oppure gli occhietti di plastica. Io opto per gli occhietti. Sì, deciso. Mettiamo e fissiamo gli occhietti. È più espressivo. Il nasino. Possiamo utilizzare una perlina. Anche questa chiara in tema beige. Siamo
sul beige, il marrone, io direi di applicare questa. Il lavoretto è finito e con lui ti saluto. Ciao 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 ciao. Dove ti metto? Dove ti metto? Vediamo un po'. In mezzo alle margherite. Nel prato?